Ah, ormai faccio questa diretta, ormai mi diverto. Prima della sala trading, sugli spread, facciamo una direttina per andare a vedere come stanno andando le operazioni e che cosa abbiamo aperto. Cosa ne dite? Così almeno, mentre gli altri aspettano l'inizio della sala, almeno voi rosicate un po' per non esserci, però tra un po' potrete venire al corso degli spread se avete voglia. Allora, operazioni aperte. Abbiamo il natural gas che sta guadagnando 1.300 dollari. Come vedete, siamo entrati ribassisti metà settembre e le operazioni sono molto forti. Poi X, che anche qua sta andando molto bene, guadagno 410 dollari. Anche qui abbiamo aperto, l'avevo già fatto della settimana scorsa, molto bene. Poi l'altro future è SB. Anche questo sta andando bene, abbiamo guadagnato un po' meno della settimana scorsa, che eravamo un po' più alti, siamo a 616 dollari. Lo spread del Cocoa sta guadagnando solo 90 dollari, ma è ancora all'inizio, tempo di scendere e anche bene alla perfezione. Nonché KC, che anche lui sta andando bene, 18 dollari di profitto, piccolino, uno spread contenuto, però comunque funziona bene. HG. Anche lui sta andando bene all'inizio, ancora non ancora sta aperto, quindi ancora non può andare né bene né male. Il petrolio, il CL, sta andando bene, siamo entrati ribassisti, quelle sono le stesse operazioni che vi ho fatto della settimana scorsa con cui siamo entrati, stiamo guadagnando 260 dollari. Poi invece abbiamo il Cocoa singolo, sta perdendo 90 dollari, ripeto, un aggiornamento dell'operazione che abbiamo aperta. ZM, questa operatività che sostanzialmente dobbiamo chiudere, come vedete, close, ha guadagnato 120 dollari, vedete che c'è finita la stagionalità, abbiamo chiuso precisamente il giorno di scadenza della stagionalità. Poi abbiamo aperto uno spread doppio GCSI, che però consiglio a tutti di non farlo perché sono pericolosi, occupano molto margine, quasi il doppio. Siamo a 1370 dollari di profit. Molto pericoloso, ma non l'ha fatto nessuno, ve lo garantisco quello. Abbiamo alcuni che sono in perdita, come ZS, il doppio anche qua abbiamo avuto uno spread, siamo entrati, siamo ancora in posizione, dovrebbe, sperando che storni, 337 dollari di perdita. Abbiamo NG, anche qui stava andando molto molto male, è rientrata la posizione, vediamo che sperando che adesso chiuda, tornando giù in maniera interessante. Meno 120 dollari. Poi abbiamo ZO che è appena aperto con ben 6 dollari e mezzo di perdita, comprese le commissioni, quindi abbastanza piccolo. E poi abbiamo ZC che andiamo a vedere perché avevamo fatto un appunto insieme la settimana scorsa. Io non faccio niente di più. Buy stop a meno 90 e vediamo. Che è entrato a meno 90, sicuramente ha toccato qui il valore, quindi aggiungeremo il trade. Quindi contratto ne facciamo uno ovviamente. Facciamo finta che l'abbia toccato tipo venerdì, tanto non mi interessa a meno 90. Ok? Salviamo, ovviamente sarà un po' in perdita, 80 dollari di perdita, ovviamente essendo sceso un pochettino. Bene, ragazzi, questo era solo per farvi vedere che cosa abbiamo di aperto e a breve con i ragazzi della sala trading apriremo nuove posizioni e cominceremo a gestire con dei take profit e degli stop loss, ovviamente le operazioni che già noi abbiamo messo in macchina, ma qua vi faccio vedere solo le operazioni pure, nude, crude, in modo tale che le seguiamo tutte le settimane, alcune volte andranno bene, altre volte andranno meno bene, come normale che sia nel trading. L'importante però è quello di avere sempre sotto controllo le posizioni, quindi aprire solo posizioni che ci possiamo permettere. Quello che io consiglio sempre è di guardare nelle strategie, quelle che andiamo a vedere, ogni operazione, questo parliamo per esempio di spread e non parliamo di trading, per esempio, supponiamo questa operazione aperta ha una perdita ipotetica massima fino a 1290 dollari.
inutile che mi concentro sul fatto che ne può guadagnare 3.000 se poi 1.200 il mio conto non le perde. Quindi anche in questo caso, come in tutto il trading, è fondamentale il money management. Quindi tarando bene il money management, poi noi possiamo lavorare bene su tutto il resto. Bene ragazzi, io vi saluto perché tra 10 minuti inizio la sala trading spread, ok? E vi ricordo che a novembre poi terremo anche il nostro corso di spread e di stagionalità, se qualcuno interessa poi riceverà la mail. Ciao ragazzi e ci risentiamo poi lunedì prossimo per un po' di aggiornamenti su quello che stiamo facendo. Ciao 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 ciao. Laura Sacchettini, che cosa vuoi ancora te? Cosa fai ancora qui? Perché sei ancora qui? Ciao cara, come stai? Solo che...